Ecco come nell'Ucraina, coccolata da NATO, UE, e democratici, italioti, si reclutano i coscritti, felici di andare ad ammazzare e morire in Donbass. Ucraina, disputa a gas, migliaia al freddo, proteste a Kryvyi Rih'. Redazione ANSA. 13 novembre 2018 13:47 News. ANSA, Mosca, 13 novembre 2018, migliaia di ucraini sono senza riscaldamento per una disputa sul gas tra la società statale Naftogaz e i fornitori locali. Le temperature in molte zone del paese sono scese sotto lo zero nella notte. Proteste si sono registrate a Kryvyi Rih', una città di 600.000 abitanti nel sud-est ucraino, dove gli abitanti locali hanno occupato la sede della società locale del gas. A Smila alcune persone hanno invece bloccato le strade che portano in città. La settimana scorsa il deputato nazionalista Olbrascio ha detto che almeno 6 città sono al freddo, per un totale di 1 milione di persone. L'Ucraina ha aumentato le bollette del gas del 23% dal 1 novembre, come chiesto dal Fondo Monetario Internazionale per un nuovo finanziamento. Un altro più 15% per acqua calda e riscaldamento è previsto dal 1 dicembre. Kiev ha interrotto la pista di gas dalla Russia, con cui ha i ferri corti per l'annessione della Crimea e la guerra nel Donbass, e acquista il metano da società europee, alcune delle quali le rivendono il gas acquistato da Mosca. 6 dicembre 2018 su Facebook. È per coprire questo spazio, per reprimere le proteste e farsi confermare l'appoggio NATO, che Poroshenko realizza provocazioni contro la Russia, impone la legge marziale nelle regioni non addomesticate, cerca di coinvolgere la NATO in una guerra. Morte al fascismo di Kiev. E vergogna ai finti democratici che lo appoggiano.